Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRM H24. In apertura la politica, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nelle scorse ore ha inviato una lettera alla Commissione parlamentare antimafia in cui spiega di non ritenere opportuna in questo momento una sua audizione. Ascoltiamo. Botta e risposta tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e la Commissione parlamentare antimafia. Emiliano nelle scorse ore ha inviato una lettera alla Commissione parlamentare antimafia in cui spiega di non ritenere opportuna in questo momento una sua audizione, come richiesto già una settimana fa dall'ufficio di presidenza della stessa Commissione. La motivazione del governatore sarebbe dovuta a una serie di delicati impegni legati alla recente fase politica in Consiglio regionale, come la votazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti. L'audizione riguarda le vicende e le inchieste sui rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e in particolare a Bari. Il presidente della Regione Puglia non può esimersi dal venire in audizione in Commissione antimafia. A breve infatti sarà stabilita una data per la sua convocazione, la replica di alcuni componenti della Commissione parlamentare in merito alla lettera inviata dal governatore pugliese. Ma lo stesso Emiliano subito dopo a precisare di aver chiesto solo lo slittamento dell'audizione. Ci sarebbe quindi la sua disponibilità a presentarsi in ogni caso davanti alla Commissione parlamentare antimafia. Leggo alcuni lanci di agenzie di stampa nei quali si riferisce di una mia presunta indisponibilità all'audizione presso la Commissione parlamentare antimafia, fa sapere Emiliano. La circostanza è falsa e rappresenta malevolmente. A tal fine avevo inviato fortunatamente una lettera alla Presidente della Commissione antimafia alla quale chiedevo di tenere distinta la mia audizione con il dibattito in Consiglio regionale sulla sfiducia per evitare la strumentalizzazione dell'atto istruttorio parlamentare con l'attività del Consiglio regionale per evitare, conclude il governatore pugliese, manovre mediatiche che vedo puntualmente si stanno verificando. La Commissione antimafia ha ufficialmente convocato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per il 2 maggio. Lo si apprende da fonti della Commissione, secondo le quali l'audizione è fissata per le ore 10:30. Gli studenti fuori sede avranno la possibilità di votare direttamente dalla loro città universitaria nelle prossime elezioni europee del 2024, grazie alle nuove disposizioni del Ministero dell'Interno. Le informazioni su come esercitare il diritto di voto nel prossimo servizio. I numeri evidenziano come tanti studenti italiani siano costretti a studiare lontano dalle proprie regioni di residenza. Tra questi, la Basilicata, che si distingue con una percentuale significativa del 74% dei suoi studenti universitari che vanno in altre regioni italiane. In Puglia si stima che fuorisede siano tra i 25 e i 30.000. In relazione alle prossime elezioni del Parlamento europeo previste per l'8 e il 9 giugno, per loro sono state introdotte importanti novità. Una recente circolare del Ministero dell'Interno, la numero 27/2024, stabilisce che gli studenti che si trovano a studiare in comuni di regioni diverse da quella di iscrizione elettorale potranno esercitare il loro diritto di voto senza necessità di rientrare nei propri comuni di residenza. Questa possibilità è resa concreta dal decreto legge numero 7/2024, ora legge numero 38/2024, che permette agli studenti di votare per le liste e i candidati della propria circoscrizione di origine direttamente nei comuni in cui risiedono temporaneamente, a condizione che questi ultimi appartengano alla stessa circoscrizione elettorale o, in caso contrario, presso seggi speciali nei capoluoghi di regione. Per essere ammessi a questa modalità di voto, gli studenti devono presentare un'apposita istanza al comune di residenza entro il 5 maggio. Inoltre, entro il 4 giugno, il comune di domicilio temporaneo fornirà agli studenti un'attestazione di ammissione al voto, che dovrà essere presentata al seggio elettorale insieme a un documento d'identità e alla tessera. Queste nuove disposizioni offrono agli studenti fuori sede la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica europea, facilitando l'esercizio del loro diritto di voto in un contesto di crescente mobilità studentesca.
A un mese dall'ultimo incontro tra governo e sindacati, oggi pomeriggio alle 15 a Palazzo Chigi, i rappresentanti dei lavoratori dell'ex Ilva tornano a confrontarsi con l'esecutivo, che stavolta ha in mano il piano industriale per rilanciare lo stabilimento e lo presenterà ufficialmente. Abbiamo diverse riunioni convocate a Palazzo Chigi con i sindacati, a partire da quelle in merito allo sviluppo del risanamento e rilancio degli stabilimenti dell'ex Ilva, e in quella sede presenteremo il piano industriale e finanziario per il rilancio dello stabilimento, ha annunciato nei giorni scorsi il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Urso ha anche spiegato che l'ex Ilva produrrà 6 milioni di tonnellate d'acciaio entro il 2025 e che l'esecutivo chiederà a Bruxelles il via libera al prestito ponte da 320 milioni di euro. Per poter essere elargiti serve l'ok della Commissione dell'Unione Europea, che arriverà solo quando il piano industriale assicurerà i tempi della restituzione. Al piano hanno lavorato i tre commissari straordinari Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiore e Davide Tabarelli. In vista del confronto dei sindacati con il governo, che si terrà nel primo pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi, ci aspettiamo di avere decisivi aggiornamenti sulla presentazione del piano industriale dello stabilimento siderurgico, come del resto anticipato dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e che dia giuste garanzie per tutti i lavoratori. Lo affermano Francesco Rizzo e Sascha Colautti dell'esecutivo confederale USB, aggiungendo che sarà importante senza dubbio che venga messo un punto alla preoccupante vertenza. Cronaca: una lite per motivi sentimentali ha avuto conseguenze drammatiche a Canosa di Puglia, dove un giovane cerignolano nato nel 2004 è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. La rissa è avvenuta davanti a un bar locale, dove il giovane ha accoltellato due fratelli coetanei. E ancora cronaca con le truffe agli anziani a Matera e Nuova Siri, foglio di via obbligatorio per due giovani della provincia di Napoli. Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per un periodo di 3 anni nei territori dei comuni di Matera e Nuova Siri nei confronti di due giovani residenti in provincia di Napoli. Il provvedimento è stato adottato dopo che i due sono stati individuati e denunciati all'autorità giudiziaria dalla polizia di Matera per il reato ipotizzato di tentata truffa aggravata in concorso. I fatti risalgono al 1 marzo scorso, quando ai numeri di emergenza 113 e 112 sono giunte almeno 8 telefonate, di cui 4 da Matera e 4 da Nuova Siri, di persone anziane che hanno segnalato di essere state contattate da sedicenti avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine. Come da copioni hanno chiesto di pagare una cauzione per un familiare coinvolto in un incidente stradale. Gli investigatori della squadra mobile hanno individuato subito un'auto sospetta, poi fermata mentre si allontanava dalla città sulla statale 7. A bordo sono stati identificati 3 giovani residenti in provincia di Napoli. Il conducente, tra l'altro, è risultato privo della patente di guida mai conseguita. Grazie alle campagne di sensibilizzazione, sempre più anziani sanno come difendersi da truffe e raggiri, fenomeni purtroppo in crescita negli ultimi anni. Aumenta il ricorso al credito. L'associazione Famiglia e Sussidiarietà risponde con un piano di sostegno. I dettagli nel servizio. L'accesso al credito legale diventa sempre più problematico per numerose famiglie e piccole imprese, un segnale chiaro dell'attuale difficoltà economica che molti stanno affrontando. Secondo quanto dichiarato da Angelo Festa, presidente dell'associazione Famiglia e Sussidiarietà, il crescente afflusso di persone sovraindebitate ai loro sportelli riflette questa tendenza preoccupante. Tra coloro che si rivolgono all'associazione vi sono numerosi lavoratori con contratto a tempo indeterminato, il cui stato finanziario è stato ulteriormente compromesso dalla crisi generata dal conflitto ucraino russo e dall'aumento dei costi delle bollette di luce e gas. Questo ha inevitabilmente avuto impatti negativi sui loro bilanci familiari. Per far fronte a questa emergenza, l'associazione Famiglia e Sussidiarietà, su incarico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gestisce a livello regionale il Fondo di Prevenzione del Sovraindebitamento. Questo fondo è stato istituito con l'obiettivo di fornire un sostegno concreto a famiglie e piccole imprese in difficoltà economica. Attraverso il fondo l'associazione interviene offrendo prestiti agevolati fino a 35.000
euro da restituire entro 96 mesi, 8 anni. Questi prestiti sono destinati a coprire gli impegni finanziari precedentemente assunti e nei casi più gravi a sostenere le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare come vitto, affitto, rate del mutuo, bollette, spese sanitarie e prestiti. Il processo di accesso al fondo è rigorosamente valutato da un comitato di esperti presieduto dallo stesso Angelo Festa. Questo comitato segue criteri ben definiti stabiliti dal regolamento attuativo della legge che includono l'effettivo stato di bisogno del richiedente, la serietà delle ragioni dell'indebitamento, la capacità di rimborso del finanziamento dimostrata attraverso redditi documentabili e l'entità complessiva del debito del richiedente che deve rientrare entro i limiti di garanzia oltre alla difficoltà di accesso al credito legale. Cambiamo argomento. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ha ricevuto 1 milione di euro dal fondo AIRC. Finanzierà uno studio per arrivare a terapie sempre più efficaci contro le leucemie mieloidi acute. Sentiamo. 1 milione di euro per sviluppare terapie mirate per contrastare le leucemie mieloidi acute. Il finanziamento erogato da AIRC nei confronti dell'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari conferma l'ottimo lavoro svolto per l'Istituto Barese dal dottor Giacomo Volpe e dal suo team di ricercatori del Laboratorio di Diagnostica e Caratterizzazione Cellulare, come affermato dal direttore generale Alessandro Delle Donne. Il dottor Volpe con il suo staff di ricerca porta avanti questo progetto che porta insomma all'evidenza quanto sia importante studiare i comportamenti delle cellule in relazione ad ogni individuo. Il progetto finanzierà dunque uno studio sulle leucemie mieloidi acute tramite la generazione di modelli cellulari accurati e specifici per ogni paziente. L'obiettivo concreto di questo studio è arrivare a terapie mirate e sempre più efficaci tramite la generazione di modelli cellulari che si basano sulla tecnologia della riprogrammazione somatica delle cellule tumorali. Questo consiste nella conversione delle cellule tumorali in cellule staminali simili embrionali. Queste cellule hanno la capacità di essere riconvertite nelle cellule del sangue, permettendoci quindi di capire a che punto durante il processo della maturazione ematopoietica queste mutazioni diventano effettive portando allo sviluppo della malattia. Imprenditoria femminile, se ne è discusso alla convention di donne impresa di Confartigianato. Le dichiarazioni della presidente di Matera, Rosa Gentile. La buona notizia è che l'Italia è al primo posto in Europa per numero di imprenditrici e lavoratrici indipendenti, 1,61 milioni. Quella decisamente cattiva è che è fanalino di coda nella classifica europea per tasso di occupazione femminile, il 53,4% contro la media del 66,1%. E spicca in Europa per un altro record negativo il maggior numero di giovani donne tra i 25 e i 34 anni, 938.000, che non si offrono sul mercato del lavoro. E quanto emerge dal rapporto di Confartigianato presentato alla convention di donne impresa della Confederazione, che mette in evidenza luci e ombre del lavoro femminile in Italia. Tra il 2021 e il 2023 il tasso di occupazione delle donne è aumentato di 2,4 punti percentuali e sono cresciute del 4,8% le occupate indipendenti. Ma le imprenditrici devono fare i conti con una serie di ostacoli, difficoltà di accesso al credito, un welfare che non le sostiene e la carenza di manodopera. Nel 2023 è stato di difficile reperimento il 46% del personale richiesto dalle micro e piccole imprese guidate da donne. Le imprenditrici di Confartigianato, sottolinea Rosa Gentile, presidente di Matera e dirigente nazionale, hanno le idee chiare che si identificano in tre parole chiave: equità, generatività e sistema. In questo momento in cui la sostenibilità è tema prioritario per la nostra confederazione, le aziende, aggiunge Gentile, sono più che mai impegnate per realizzare concretamente ogni giorno col proprio lavoro il binomio sviluppo sostenibile imprenditorialità femminile. La crescita economica e sociale sono responsabilità di tutti e deve essere costruita riconoscendo il contributo delle donne, in particolare di coloro che fanno impresa. Sono convinta che dove ci sono molte imprese femminili ci sono più coesione sociale e una società migliore. Lavoro, gli incidenti si contrastano anche con la formazione. Per questo oggi all'Istituto Tecnico Le Noci di Bari è stato organizzato un seminario sulla sicurezza sul lavoro rivolto agli studenti.
In Italia di lavoro si muore. Solo in Puglia nei primi 4 mesi del 2024 sono 15 le persone che hanno perso la vita mentre erano al lavoro. Di lavoro invece si vive, o si dovrebbe. Per questo importanti realtà del territorio hanno organizzato un seminario sull'argomento all'Istituto Tecnico Le Noci di Bari. Un modo per sensibilizzare al tema i più giovani, che nel mondo del lavoro stanno per entrare. In Puglia si riducono gli infortuni in maniera meno significativa rispetto al dato nazionale. Ciò che non si riducono sono gli infortuni mortali, che continuano a essere numerosi, 77 nel 2023. Sono numeri davvero significativi e sui quali bisogna agire anche in maniera trasversale, promuovendo la cultura della sicurezza. Ci sono settori particolarmente critici, come quello dell'agricoltura e dell'edilizia. Il seminario è stato organizzato da Fondazione Rita Maierotti, INAIL Puglia, Fondazione Smile Puglia, Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus e la CGIL, assieme alle categorie dei lavoratori dell'agroindustria, del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive. Va formato il cittadino alla questione della sicurezza, a partire dalle scuole. I maggiori riscontri che abbiamo rispetto ai rischi e agli incidenti riguardano proprio i settori dove il lavoro è più frammentato e più precarizzato. Siamo partiti il 25 aprile scorso con la raccolta firme per i 4 referendum, tra i quali c'è proprio anche quello della responsabilità, del richiamo alla responsabilità dei committenti quando nel subappalto si individuano altri soggetti che intervengono nel percorso del lavoro e quindi aumentano i rischi, soprattutto quando non c'è la formazione. Scatta da domani l'unificazione del numero unico 112 per le chiamate di emergenza anche per il nord della Puglia, Foggia e San Severo, le prime città. Un solo numero per l'emergenza, il 112. Da domani in molte zone della Puglia partirà lo splittaggio per accentrare le chiamate alla centrale operativa in caso di emergenze. Nel momento in cui un utente ovviamente fa il 112, ci sono gli operatori che prendono le prime informazioni, quindi non è tempo perso, e le centrali di secondo livello hanno già la schermata a disposizione di tutte le caratteristiche generali dell'utente. Poi addirittura ha un alto livello tecnologico le centrali operative a risposta unica, perché ci danno la possibilità di geolocalizzare la chiamata. Foggia e San Severo in provincia di Foggia, poi dal 28 maggio il resto, incluso la Basilicata, per la stessa centrale operativa. Importante scaricare l'app dedicata sul cellulare. Sull'app del proprio cellulare esce questa schermata. Dato che io ho attivato la mia geolocalizzazione, mi dice già dove mi trovo, e c'è la possibilità, ovviamente, l'utente ha la possibilità di digitare uno di queste tre applicazioni. Se vuole solo messaggiare, se non ha la possibilità naturalmente di parlare direttamente con l'operatore, oppure addirittura c'è questo muto che ha un significato molto importante, nel senso che se l'utente si trova in una situazione di pericolo, schiacciando questo tasto si ha la possibilità di far capire all'operatore che è in una situazione di pericolo, e l'operatore di centrale unica di risposta 112 sa che deve attivare le forze dell'ordine. Traduzione anche per gli stranieri: l'attivazione del numero unico 112 permetterà di abbreviare i tempi di intervento e di tagliare del 45% le chiamate inutili o inadeguate. È stato presentato a Potenza durante una conferenza stampa il progetto Agri World Talk, un appuntamento che vedrà la partecipazione di oltre 60 imprese dell'Agrifood Lucano e che si concluderà il prossimo 3 maggio a Matera. Un format sull'agricoltura giunto alla seconda edizione per premiare le aziende del mondo dell'agri-food in Basilicata che si sono distinte per pratiche di innovazione, sostenibilità, economia circolare e marketing. E tutto questo, ma anche tanto altro, AgriWorld Talk, un format ideato per promuovere gli imprenditori del settore agricolo che attraverso delle best practice hanno reso le loro aziende innovative, moderne e competitive, migliorando la qualità dell'occupazione e valorizzando il prodotto. L'edizione del 2024 si svolgerà a Luna Hotels MH di Matera in una giornata per mettere a confronto le diverse esperienze e premiare le 3 aziende più virtuose tra le 15 finaliste nelle diverse categorie in concorso, che saranno agricoltura etica, turismo rurale e innovazione rurale. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati durante una conferenza stampa che si è svolta a Potenza.
Dopo il successo di AgriWorld dello scorso anno, dove abbiamo realizzato 17 convegni e talk all'interno dell'Università degli Studi di Basilicata, quest'anno riproponiamo AgriWorld con una formula nuova. È stato un viaggio entusiasmante perché abbiamo scoperto una Basilicata che già conoscevamo, ma siamo andati in profondità, una Basilicata rurale che funziona, che innova, fatta di giovani legati sia alla tradizione ma che hanno la capacità e l'ardire di fare un'agricoltura nuova, diversa, utilizzando le nuove tecnologie, essendo assolutamente sostenibili. E quindi abbiamo scoperto una Basilicata che ci piace, che va avanti, che si muove sui sentieri giusti. Tutto pronto per la quinta edizione del primo maggio barese. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione al Parco 2 Giugno. Sentiamo. I cancelli del Parco 2 Giugno sono pronti a riaprirsi per accogliere la quinta edizione del primo maggio barese, un evento gratuito diventato ormai un appuntamento fisso per la città di Bari e che ha raccolto oltre 100.000 visitatori in questi anni, in cui non mancherà la presenza del primo cittadino Antonio De Caro. Sarà una giornata dedicata al lavoro come nel resto del nostro paese, ma sarà una giornata in cui ci sarà musica, spettacolo, l'enogastronomia, i giochi per i bambini, il mercatino del vintage, un modo per stare insieme, per fare comunità. In questa edizione, dove sarà rispettato un minuto di silenzio in onore delle morti sul lavoro, saranno tante le attività messe a disposizione dei partecipanti dalle 10 fino alla mezzanotte del primo maggio, con un'attenzione speciale rivolta all'inclusività con la presenza di tante associazioni. Non mancherà lo spazio all'arte con la mostra fotografica Who Are You dell'artista Alina Loizzo, oltre a lezioni di yoga, sport ed enogastronomia con i prodotti tipici pugliesi degustabili nello Street Food Festival in Viale Luigi Einaudi, ma soprattutto ci sarà tanta musica che darà ritmo all'evento dal main stage e che vedrà esibirsi tanti artisti provenienti da tutta la Puglia. La maggior parte degli artisti sono baresi o pugliesi, con qualche artista che è anche arrivato anche a livello internazionale. Ci sarà un ospite principale come ogni anno, ma l'attenzione fondamentale ricade sempre sulla Puglia, sulla baresità al 100%. Festa di San Nicola, ieri il sorteggio dei pescherecci che porteranno la statua e il quadro del patrono di Bari in occasione dei festeggiamenti in programma a maggio. Il servizio. Nuova Chiara, armatore di Giglio. Domenica Madre. Sono questi i motopescherecci, entrambi dell'armatore Saverio De Giglio, sorteggiati nella stazione navale della Guardia di Finanza di Bari per portare in processione la statua e il quadro di San Nicola per i festeggiamenti dedicati a maggio al patrono della città. A Nuova Chiara toccherà portare la statua l'8 maggio, mentre il motopeschereccio Domenica Madre è stato sorteggiato per il quadro il 7 maggio. Ancora una volta la vostra famiglia ha vinto questo sorteggio? Sì, quest'anno abbiamo partecipato con più pescherecci del gruppo aziendale, era in rappresentanza del legame forte che la nostra famiglia ha con la città. Sarà per noi un onore prendere parte alla festa ed essere, insomma, parte importante di questo evento. La cerimonia, in occasione del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, si è svolta per la prima volta nella stazione navale delle Fiamme Gialle. Abbiamo voluto fortemente questa giornata per riunirci ancora più forti con San Nicola, in considerazione che portiamo nel nostro simbolo il pastorale di San Nicola e quindi di conseguenza lo sentiamo come un santo a noi molto vicino. Iniziano le celebrazioni della sagra, una sagra, voglio sperare, piena di luce, piena di sole e di tanta grazia che ci viene dal Signore e quindi con l'auspicio di una pace. Alla cerimonia non poteva mancare il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Per lui sarà l'ultima festa di San Nicola con la fascia di primo cittadino. Però continuerò a festeggiare il santo patrono, a tifare per i pescherecci. Ogni anno iniziano i riti del santo patrono, che sono riti religiosi ma ci accompagnano anche nella tradizione, nella storia. Calcio, il Bari è in ritiro sulla Murgia per preparare la sfida con il Parma a 270 minuti dalla fine del campionato. I biancorossi devono recuperare un punto su Ascoli, Spezia e Ternana per sperare nella salvezza.
squadra in ritiro tra Matera e Altamura e allenamenti a porte chiuse. È l'ultima mossa del Bari per provare a dare una scossa all'ambiente e scongiurare la retrocessione in Serie C. Dopo il silenzio stampa deciso dalla società in seguito alla debacle di Cosenza, Di Cesare e compagni non sono rientrati in sede, ma si sono fermati nella Murgia. Il ritiro, più che punitivo nei confronti di un gruppo con il morale sotto i tacchi, sembra piuttosto una scelta dettata dalla necessità di ritrovare energie fisiche e mentali necessarie per affrontare mercoledì 1 maggio al San Nicola la capolista Parma. A 270 minuti dalla fine del campionato, il Bari non può permettersi di mollare e deve concentrare tutti i suoi sforzi per raggiungere, se non possibilmente scavalcare, il terzetto che gli è davanti. Ascoli, Spezia e Ternana sono infatti a più uno sui biancorossi. Una corsa a 4, quindi, che premierà solo una squadra con la salvezza e ne condannerà un'altra, in questo momento il Bari, mentre sedicesima e diciassettesima disputeranno i play-out. Il calendario penalizza i biancorossi che nella prossima giornata affronteranno un Parma a cui mancano solo 3 punti per festeggiare la matematica promozione in Serie A. Insomma, tutto sembra remare contro e non resta che sperare in un miracolo sportivo per salvare una stagione fallimentare. Basket, nonostante il successo casalingo contro Venezia per 84-80, la Epicasa Brindisi retrocede in Serie A 2. Tanti gli errori della società in questa stagione, ma ora è già tempo di pensare al futuro. Si chiude un'epoca per il basket pugliese. La Epicasa Brindisi infatti retrocede dopo 12 stagioni in Serie A, unica pugliese a disputare un numero così alto di annate consecutive nella massima categoria. Una stagione iniziata male che la società ha cercato di raddrizzare in corsa, non riuscendoci. La società ha deciso di cambiare registro affidandosi ad un direttore sportivo che probabilmente non conosceva il campionato italiano venendo da una realtà differente in Europa e da un allenatore che ormai era lontano un po' di anni da quelli che erano gli ambienti di Serie A. Una squadra allestita male, senza l'asse play pivot, a chi ha dovuto fare le qualificazioni in Euro Challenge ed è tornata a disputare il campionato con tanti infortunati, il Covid che ha colpito selvaggiamente la squadra, e una partenza d'handicap che poi ha compromesso il resto della stagione. Una semifinale scudetto, 2 finali di Coppa Italia, 7 partecipazioni alle coppe europee. Quella della Epicasa Brindisi è stata una storia gloriosa, ma ora si deve ripartire da zero. Spiace perché Brindisi è una città di pane e basket. Bisogna rimanere tranquilli e partire da una base importante che sono i 3.500 del Palapentassuglia, dall'entusiasmo che ci vorrà mettere la società, magari dall'aiuto di qualche altro imprenditore e dalla capacità di ripartire da un allenatore di categoria e da una squadra che dovrà essere necessariamente diversa da quello scorso anno, perché il campionato di Lega 2 prevede tanti giocatori buoni italiani e pochi stranieri. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.